Siamo nella zona industriale, se così possiamo dire, di Gricignano e stiamo andando a fare dei sopralluoghi perché praticamente abbiamo superato un concorso, un contest organizzato dall'Enel SPA, dalla società Enel, in collaborazione Gira a col destra, Future Film tutto a Festival destra. di Bologna. Un concorso di idee sul tema che è l'energia del futuro. Il presidente della giuria del contest sarà Ferzan Özpetek, affiancato da grossi nomi del cinema, come per esempio il montatore degli ultimi film di Pedro Almodóvar, e da altri critici, giornalisti e produttori del calibro internazionale e nazionale. E adesso stiamo effettuando questi sopralluoghi perché nelle riprese che andremo tra poco a girare e che spero, insomma, ci verrete a trovare durante queste riprese per fare un po' di making of, di backstage, come lo vogliamo chiamare. C'è una scena all'interno di questo capannone dove ci sarà una sorta di conferenza sul futuro dell'energia. La location esterna già l'abbiamo individuata ed è quella dell'ex Anco Ben, nel Casertano, nella città di Caserta, e adesso ci serve una location interna perché praticamente all'interno di questa fabbrica che abbiamo individuato, l'interno di questa fabbrica non è agibile, quindi dobbiamo trovare un interno che giustifichi quell'esterno che noi abbiamo trovato. Adesso stiamo andando, dopo aver effettuato questi sopralluoghi nella zona ex Indesit di Gricignano, stiamo andando all'Holiday Inn perché servono delle collinette, e siccome noi siamo in un territorio abbastanza pianeggiante, abbiamo individuato l'Holiday Inn come possibile location per quanto riguarda una collinetta che sarà, diciamo, la location finale, la scena finale del nostro spot per lei. Alla fine c'è questo bambino che si nasconde dietro un albero con questa cosa. Cioè da questa strada Sì, praticamente. cioè. Da questa strada e No, però salgo. tieni presente che il sole fa così. Lo Appunto. specchio dovrebbe stare così, non così. Lo specchio riflette il sole da questa parte. Di là. Esatto, così. Di Ma di là. là. Di là. Scusami, se il sole. Quando il sole è arrivato a quel punto là, più o meno, no? Là. Se loro si mettono qua, diciamo le No. comparse e i bambini qua, non va bene. Praticamente potrebbero correre da lì. Cioè, che mi interessa questa situazione perché c'è anche questo stagno. Secondo me è interessante visivamente, no? Perché abbiamo gli alberi, lo stagno. Poi praticamente noi ci potremmo allungare da quest'altra parte qua, prendere questa angolazione qua, senza far vedere che la situazione è là. E chi se rotola giù, là da accanto. Cioè, senza far vedere il No, green. io che mi chiesto non Ma interessa. quindi il sole noi l'avremo di qua, quindi con Angelo, è così e il sole. l'albero a caperon nutrito. Però noi potremmo andare di là, cioè loro corrono di qua. Angelo, scusa. Io rifletto da qua e la do là. Tutte le salite devono essere da là a venire qua. Mo che sia là, mo che sia qua, o che sia là, devono essere da là a venire qua. Che è l'unico modo per riflettere il sole. Se li fai salire da qua, il sole è di taglio. Ho capito, però loro possono salire da qua per Eh? poi andare, scendere e risalire là, come situazione. E non ce la fai a riflettere il sole là. Cioè, proprio i tagli è forzatissima, cioè arriva a metà la luce che ci riflette. Se no vogliamo riflettere Ma tanto sta molto all'albero, meglio. capite come discorso, come situazione. Ok, non sono messa a catena di carbone. Manda un film, secondo me è meglio quella là. Più interessante visivamente, anche se questa ha più profondità. Vedi, mi chiesa da. Questa ha più profondità e poi ha anche quella buca. Che si fa malamente, l'uomo del barile lo faremo morto. Va bene, dai. Di mattina giocano di più che il pomeriggio, come a noi Dipende, servirebbe per di questo bisogna noi vedere servirebbe l'orario. verso le 10:30-11 come orario, no? Adesso è una situazione proprio di Orario punto proprio per il gol. Perché ne abbiamo bisogno di un sole abbastanza alto, sperando che ci sia il sole. Perché se esce una giornata di pioggia, per esempio, non possiamo girarsi, Sì, perché non non siamo va. così al sole.
abbiamo visto questo ex capannone dell'Indesit, un capannone abbandonato, e probabilmente va bene. Adesso bisogna chiedere l'autorizzazione, poi veniamo dall'Holiday Inn, come avete visto, e abbiamo trovato queste collinette da golf. Dobbiamo vedere un po' la disponibilità della direzione a fornirci l'autorizzazione, anche perché ci hanno detto che il golf è uno sport silenzioso, bisogna capire quanto tempo ci occorre per girare, per non disturbare i clienti dell'Holiday Inn. E anche se i sopralluoghi non finiscono qua, nel senso che vedremo ancora di cercare queste collinette, magari nell'Alto Casertano, e vedere un po' di trovare qualche collinetta naturale, perché per essere meno vincolati alla direzione, agli obblighi di uno stabile come l'Holiday Inn. Mentre per quanto riguarda questo ex capannone, la Saint-Gobain, credo che ci siamo al 90%, abbiamo trovato quello che cercavamo. Sopralluoghi faticosi, insomma, di torba stanche. Spesso si pensa che chi faccia questo lavoro, insomma, si diverta solamente, ma il prodotto finale è frutto comunque di un lavoro come gli altri, insomma, più o meno. Ovviamente c'è la passione che diciamo amalgama il lavoro, insomma, e quindi diventa tutto meno faticoso, tutto meno alienante da questo punto di vista, grazie alla passione con cui uno lo fa.